Ciao ragazze, allora oggi iniziamo a parlare di come si viene festeggiato il Natale a Verona. Il Natale a Verona, diciamo, i festeggiamenti iniziano verso fine novembre, tra il 20 e il 25, perché arrivano i banchetti di Norimberga in Piazza Dante, Piazza dei Signori. Appunto, arrivano i banchetti verso fine novembre di Norimberga, che quest'anno dureranno dal 21 di novembre al 28 dicembre, quindi un periodo molto lungo. E questi banchetti sono praticamente 60 espositori che propongono dei prodotti tipici tradizionali e artigianali come addobbi in vetro, legno, ceramiche, tante idee regalo, per esempio pantofole, e anche delle specialità gastronomiche e dei dolci natalizi tipici appunto tedeschi. Infatti potete trovare che vendono, è un po' di cibo altoatesino, quindi ci sono delle pizze buonissime. Come quelle che si mangiano in montagna con cipolle, patate, speck, oppure ci sono un sacco di bancarelle che fanno gli hot dog, oppure i crauti, o comunque appunto questi cibi tedeschi. Ci sono un sacco di bancarelle con la birra, poi c'è anche il vin brûlé, ci sono i pretzel, insomma, della tradizione tedesca. E io sono andata appunto a fare un giro a questi banchetti e vi ho un po' portato con me perché ho fatto delle foto che adesso vi metterò per farvi un po' capire come sono questi banchetti. E una cosa molto sempre che piace molto è che viene allestita una casetta di legno in cui all'interno ci sono un sacco di decorazioni natalizie appunto molto molto carine e ovviamente ho fatto le foto anche lì anche se in realtà non si poteva ma io le ho fatte lo stesso e appunto c'è questa casetta al centro della piazza e attorno tutti i banchetti e sono davvero molto molto carini, ci va sempre un sacco di gente Siamo sulla scala di Piazza della Ragione, sempre a Verona. E qui sotto in Piazza della Ragione appunto hanno allestito il villaggio di Babbo Natale. È molto molto carino, ogni anno lo allestiscono. Ecco, e ora scendiamo, appunto andiamo a vedere i banchetti di Norimberga, che precedono diciamo quelli di Santa Lucia a Verona sempre, nel periodo natalizio, dove appunto ci sono addobbi per l'albero, per la casa, ma anche specialità appunto tedesche di cibo. Di cibo non si dice. Andiamo. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say, I am married, we'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Allora, a casa mia i festeggiamenti per il Natale arrivano appunto verso l'8 dicembre, quando di solito si fa l'albero di Natale. Infatti, vedete alle mie spalle il mio albero con le lucine accese, e appunto sono 3-4 anni che dell'albero di Natale mi occupo io. E è un albero molto grande, come potete vedere. Infatti, ho anche filmato un po' mentre lo facevo, ma ho dovuto chiedere a mio papà di aiutarmi perché non riuscivo a montarlo bene da sola oppure ad aprire i rametti più alti perché appunto non ci arrivavo. Quindi appunto ho filmato un po' e magari vi metto un pezzettino di un video dove vi faccio vedere come faccio io l'albero. Frosty the snowman was a jolly happy soul. Ora tocca le luci. C'è gente che dice che vadano messe prima, ma no, io le metto sempre dopo perché sennò per sistemarle cadono. Non so, mi piace metterle dopo.
dalla settimana tra l'1 e l'8 dicembre vengono posizionati le luminarie, gli addobbi natalizi, quindi vengono fatti gli alberoni che da noi sono sponsorizzati dalla Bauli, di cui metterò anche qui delle foto, e gli addobbi per le strade, luminosi, molto molto belli. E da 2 o 3 anni, mi pare, in Piazza delle Erbe, che è una delle piazze principali di Verona, mettono queste luminarie bellissime che sono dei tubicini che si illuminano, e l'effetto è quello della neve. Quindi voi arrivate e vedete tutte queste lucine che dall'alto cadono, e sembra proprio di essere sotto una nevicata. È molto molto bello. E appunto queste iniziano a mettere su le luci. Verso il 10 dicembre viene montata la stella in Piazza Bra, e magari avete visto foto su internet, comunque vi metterò delle foto che ho fatto. E la stella praticamente è una tradizione che c'è da, ho cercato su internet da 30 anni circa, e che è il manifesto, diciamo, della rassegna dei presepi, che si tiene dentro l'arena. Ed è una rassegna di presepi bellissima, molto molto famosa. Vi metterò anche qui un po' di fotine, e che raccoglie presepi del mondo, ma anche presepi regionali italiani, ed è molto molto bella. Invece è diventata proprio un simbolo del Natale a Verona. Ed è una struttura appunto fatta a stella che parte da dentro l'arena e arriva fino al centro di Piazza Bra in acciaio bianca, e è diventata sempre un sacco famosa. E io mi ricordo quando ero bambina che andavo ad arrampicarmi proprio sulle punte della stella, e quindi anche la stella è diventata un simbolo del Natale a Verona, assolutamente molto molto importante. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you. Periodo arrivano in Piazza Bra i banchetti di Santa Lucia. Santa Lucia è una tradizione appunto tipicamente veronese che non c'è in altre regioni. Io qui ho il libretto e vorrei un po' parlarvi di questa, di come nasce la tradizione di Santa Lucia, perché appunto in Nord Italia credo venga festeggiata solo in Veneto, e poi credo venga festeggiata anche in Sicilia, però non so se in altre regioni d'Italia venga festeggiata, quindi magari fatemi sapere se da voi arriva Santa Lucia. Da noi bambini veronesi arriva Santa Lucia, però non arriva Gesù Bambino, Babbo Natale, quindi noi riceviamo i doni di Natale un po' prima, il 13 dicembre, la notte del 13 dicembre. Santa Lucia appunto nasce il 13 dicembre a Siracusa, che è una appunto bellissima città della Sicilia, e comunque nasce al tempo degli antichi romani, quindi è una tradizione davvero davvero vecchissima. E lei nell'impero romano appunto era arrivata alla religione di Gesù, e appunto questa ragazza Lucia si sentiva molto vicina a questa tradizione. E allora prese una decisione al riguardo che cambiò completamente la sua vita. Lei era figlia di una ragazza molto ricca, ed era una delle ragazze più, di una famiglia molto ricca, ed era una delle ragazze più belle della città. Ma capiva che molti ragazzi non erano fortunati come lei, quindi decise di regalare tutta la sua ricchezza per seguire fino in fondo la vita indicata da Gesù. Però purtroppo, come succedeva al tempo, quelli che avevano fatto la sua scelta venivano perseguiti dagli imperatori o dal governo, e quindi lei fu processata e condannata,
le fecero molto male, ma dato che non riuscirono a farle male nemmeno col fuoco, la pece e la cera bollente, l'olio bollente, insomma, lei non si arrendeva alla tortura, riuscirono a toglierle la vita, togliendole gli occhi, i suoi bellissimi occhi, e quindi il suo nome diventò sinonimo di luce, e lei da allora protegge il bene degli occhi per tutti gli esseri umani. E quindi questa è la storia di Lucia di Siracusa, la martire, però una volta arrivata al cancello del paradiso, portò in un piattino i suoi bellissimi occhi a San Pietro. San Pietro arrivò, la vide e sapeva che lei sarebbe arrivata e le chiese qual era il suo desiderio. Insomma, ha detto: voglio che tu esprima un desiderio, qualsiasi cosa ti sarà concessa. E lei disse: voglio rendere felici i bambini del mondo portando loro i giochi che tanto desiderano. E San Pietro appunto accettò ovviamente, e Santa Lucia non era la prima che volle fare questo gesto. C'erano anche San Nicolò che si travestiva da Babbo Natale, c'erano i Due Magi, Gesù Bambino, la Befana, solo che appunto in certe zone non arrivavano questi personaggi, quindi lei decise appunto di portare proprio i doni ai bambini di queste zone. E quindi lei disse che appunto questi bambini che non avevano ricevuto i regali dovevano essere ripagati in qualche modo, e quindi decise che i suoi doni sarebbero arrivati prima di Natale, in questo modo avrebbero avuto più tempo per giocarci. E quindi il giorno di Santa Lucia venne, diciamo, istituito il 13 dicembre. E niente, solo che Santa Lucia aveva molto lavoro da fare da sola, e quindi decise di prendere con sé un asinello che lavorava in un mulino, che aveva appunto visto lavorare in un mulino, e lui era molto triste perché appunto voleva portare molta fatica, e quindi Santa Lucia decise di accudirlo e decise di appunto fargli portare i regali ai bambini con lei. E però le serviva anche una persona che guidasse l'asinello, perché comunque Santa Lucia era cieca, non ci vedeva, e quindi trovò Castaldo, che è un uomo molto taciturno, che ha un grosso cappottone nero e il naso rosso, perché a Castaldo piace molto il vino. E quindi niente, Santa Lucia con questi due aiutanti, la notte del 13 dicembre, gira tutte le case dei bambini e porta i doni. Quindi il 13 dicembre i bambini devono andare a letto presto, perché non si sa che ora possa arrivare Santa Lucia, perché Santa Lucia, se vede i bambini svegli, non porta i regali, deve fare un altro giro perché lei non può essere vista dai bambini, e quindi può essere che si deve costretta a saltare una casa, magari poi si dimentica di tornare, non fa tempo perché poi viene giorno. E quindi la tradizione vuole appunto che nei giorni prima Santa Lucia i bambini si comportino particolarmente bene per ricevere i regali, e la notte di Santa Lucia i bambini mettono un pezzo di pane ammollato in del latte, oppure un bicchierino di vino, oppure della paglia per Castaldo e l'asinello, e devono mettere un po' di giorni prima Santa Lucia una letterina scritta da loro sul davanzale, in modo tale che Santa Lucia possa prenderla e portare loro i regali desiderati. E questa è una tradizione molto bella, secondo me. A me Santa Lucia piace tantissimo. E insomma, penso sia una tradizione davvero bellissima, e qui a Verona è molto sentita e molto festeggiata. Lì in Piazza Bravo vengono queste bancarelle di Santa Lucia, che stanno appunto dal 10 dicembre al 13, poi il 13 vanno via, e quindi niente, questa è la tradizione di Santa Lucia. E un'altra tradizione che si usa qui a Verona è appunto nel periodo Santa Lucia fare le pastafrolle di Santa Lucia, che sono i biscottini fatti appunto di pasta frolla con varie formine, e vengono portati anche quelli ai bambini. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now.
Natale a Verona. Poi in realtà si arriva a Babbo Natale, c'è il Natale in famiglia, però a me non è mai, da me non arriva, a casa mia non arriva Babbo Natale, magari ci sono dei bambini da cui arriva sia Santa Lucia che Babbo Natale, a me no, a Natale arrivano i regali dei nonni, degli zii, insomma dei parenti, e il Natale si passa in famiglia, si va a mangiare a casa di o dei nonni oppure delle zie, insomma ci si ritrova tutti insieme col classico cenone di Natale, che qui prevede tortellini in brodo, lesso, peara, e non so se conoscete lesso e la peara, sicuramente al sud questo piatto non è conosciuto, comunque è un piatto molto buono di carne bollita, e peara che è una salsina d'accompagnamento fatta con pepe e pane, molto molto buona, molto semplice però buonissima, appunto peara, poi magari si fa un arrosto della verdura e poi si finisce con il panettone con sopra il mascarpone. Quindi questo è come festeggiamo noi a casa mia il Natale in famiglia, e spero che questo video vi sia piaciuto, che possiate averlo trovato interessante, e io appunto volevo ricordarvi di andare a vedere gli altri video delle ragazze che fanno parte di questa collaborazione, e quindi io vi auguro buon Natale, davvero tanti auguri di cuore. Buon Natale a tutte!